A Fano non si fa in tempo a chiudere tutti gli eventi legati al Natale, che è già ora di pensare al Carnevale. Eh sì, perché quest'anno, la prima domenica dell'evento più importante della città, o così dovrebbe essere, è in programma per domenica 28 gennaio, lungo Viale Gramsci, con l'ormai tradizionale appuntamento del Carnevale dei Bambini al mattino, alle ore 10, e alle 15 del pomeriggio, la sfilata delle 14 allegorie, con il lancio dei dolciumi dai carri e la luminaria serale. Appuntamento legato alla manifestazione più dolce d'Italia dal 1347 è per mercoledì 17 gennaio con la cena grassa. Eh sì, ci siamo, inizia veramente il carnevale. Siamo e sono elettrizzata e iniziamo come da tradizione il 17 di gennaio, il giorno di Sant'Antonio Abate, giorno in cui nella tradizione contadina si ammazzava il maiale, e quindi la cena grassa. Questa cena che dedichiamo alla beneficenza, quest'anno alla mensa di San Paterniano, cena che faremo a Villa Piccinetti, location che ospiterà tutti gli eventi festaioli del Carnevale di Fano. Il 17, dalle ore 20:30, saremo a Villa Piccinetti per questa cena tutta di maiale. Raccoglieremo appunto per la mensa di San Paterniano tutto quello che sarà possibile, e la curiosità è che noi consiglieri dell'ente carnevalesca saremo i vostri camerieri. Noi ci metteremo a disposizione vostra, quindi tutto quello che verrà raccolto verrà dato appunto alla mensa di San Paterniano. Quindi vi aspettiamo per una serata di solidarietà, ma anche per una serata di grande divertimento. Avremo i The Python con cui balleremo e ci scateneremo. Ci sarà anche una giovane cantante, Asia, che aprirà la serata. Quindi vi aspettiamo, non mancate. Nel frattempo, domani 10 gennaio, è prevista a Roma la conferenza stampa di presentazione dell'evento, che quest'anno vedrà come ospite il direttore d'orchestra Beatrice Venezzi. È vero, domani finalmente saprete come si svolgerà il Carnevale 2024 nel dettaglio, perché presenteremo a Roma, alla sede dell'Enit, alle ore 15, il programma del Carnevale 2024. Ormai da qualche anno Roma ci ospita per questo evento, quindi per la presentazione ufficiale del nostro grande carnevale. Quindi da domani sera tutti sul sito per scoprire le novità 24.